parte da Udine, la nuova puntata di Agricoltura, benvenuti. Perché mi trovo qui? Perché qualche puntata fa vi ho raccontato del progetto Iriframe, ovvero la gestione dell'acqua di irrigazione con il telefonino. Un progetto talmente innovativo e talmente particolare che abbiamo deciso di capirne qualcosa di più, di approfondire un po' la conoscenza di questo progetto. E siamo venuti qui al Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana, che è il consorzio più importante della regione. E adesso andiamo a sentire la Presidente. Questo Iriframe, cos'è l'ultima novità per la gestione dell'acqua? Beh, è uno dei tanti progetti che il Consorzio ha e sta mettendo in campo per il futuro del mondo agricolo. È uno dei progetti in cui stiamo investendo e riguarda soprattutto l'utilizzo consapevole dell'acqua, che vuol dire risparmiare sia in termini energetici ma anche in termini proprio di utilizzo dell'acqua stessa. Ecco, raccontiamo in due parole questo consorzio per chi non lo conosce. Beh, noi in modo semplificato diciamo che andiamo dalla montagna al mare. È un consorzio di circa 170.000 ettari con 75.000 consorziati e di fatto fa un servizio, un lavoro sul territorio che riguarda bonifica idraulica e irrigazione. È un consorzio, noi siamo in tre sul Friuli Venezia Giulia, è un consorzio che va da Gemona, quindi parliamo delle prime montagne carniche del Friuli, arriva fino alla laguna di Marano e Grado. L'Isonzo e il Tagliamento fanno da confine, non è un confine geografico perché non ricade solo sulla provincia di Udine, ma c'è anche un pezzettino della provincia di Gorizia, però il bacino idrografico interessato è quello lì. Dentro c'è tutta la pianura, quasi tutta la pianura friulana e la zona collinare che comunque ha delle colture di pregio importanti che devono essere attenzionate. Voi state investendo molto sul recupero e risparmio dell'acqua. Sì, stiamo facendo questo e invece di parlarne andiamo a vedere un impianto a Mereto di Tompa. Grazie, tutto questo naturalmente dopo i titoli. Gestire col telefonino l'acqua da dare ai campi. Agricoltura in Friuli per raccontare il maggiore consorzio di bonifica che sperimenta un'app al servizio degli agricoltori ma anche dell'ambiente. Innovazioni ma anche le storture. I salti d'acqua producono energia per le idrovore che per legge il consorzio vende alla rete per essere poi obbligato a ricomprarla maggiorata. Il futuro del mondo prosecco, secondo il neo presidente del Consorzio Superiore Franco Adami, tutela del prodotto e dei produttori anche come custodi delle colline UNESCO. Da qui lo slogan: un territorio, un vino, una sola denominazione. Anche il Prosecco DOC ha il suo nuovo presidente. A capo del consorzio economicamente più potente al mondo è stato chiamato all'unanimità Giancarlo Guidolin, già alla guida delle potenti cantine Ponte. Per molti una soluzione Ponte che non ha contenta ma nemmeno scontenta le anime della denominazione. Da bambini la ricordiamo abbinata al ferro in un liquore indobresciano pubblicizzato da Carosello, ma la china è stata fondamentale per la malaria e lo è ancora sia come aperitivo che come efficace digestivo nelle tisane del nostro Renzo Gatto. Fiori di vetro per le nostre composizioni floreali da realizzare nelle zone d'ombra della casa. Un giardino di consigli con Adriano Favaretto per abbellire con gli impanties anche gli angoli dimenticati dei nostri giardini o terrazzi. La storia di Banni, il leprotto abbandonato dalla mamma e salvato da una famiglia di Tarso. Dopo mesi di cure amorevoli e allattamenti è arrivato il giorno del ritorno alla natura, filmato dalla nostra Nicoletta Rizzetto. Anche nei trattori c'è sempre chi non si accontenta, così anche uno storico Landini a testa calda torna ad essere uno strumento di lavoro sui campi per tutti i giorni. In chiusura di puntata la passione di Paolino Casagrande, che a Motta di Livenza ha elaborato personalizzando il suo L45. Presidente, dove ci ha portato? Siamo a vedere un impianto di ultima generazione, un impianto che serve una quantità di campi e di territori nel nostro comprensorio. È un impianto privato, noi forniamo l'acqua fino alla testina e poi l'agricoltore decide come strutturarsi. Ecco, parliamo di questa testina, cioè il tu per chi non è del mestiere, come funziona? Come arriva l'acqua qua? Allora, noi convogliamo l'acqua in dei tubi a pressione, questo impianto lavora ad una pressione bassa, quindi noi abbiamo
abbiamo delle centrali che hanno una vasta area di fornitura dell'acqua. Noi cerchiamo proprio di strutturarci in questo modo. Quando parliamo di riconversioni irrigue e di nuovi tipi di impianto, lavoriamo proprio per fornire la pressione e la quantità di acqua necessaria e poi per permettere all'imprenditore di investire. Noi lavoriamo su colture di pregio, pensiamo alla viticoltura, all'orticoltura, alle fruttifere e poi forniamo per le colture estese, no? Estensive, quindi mais, autunno vernini, gli orzi, le nuove colture che stanno venendo avanti anche tramite la PAC, e quindi cerchiamo di garantire la possibilità a tutti di avere l'acqua e poi di adattarla alle proprie esigenze. Qualche anno fa la siccità ci permetteva già in questi periodi di vedere a pieno campo le strutture lavorare, le macchine lavorare. Quest'anno, diciamo, il beneficio della pioggia l'abbiamo visto anche in questo tipo di attività. Adesso dove ci porta? Adesso andiamo a Mereto di Tomba a vedere una cabina di pompaggio dove c'è anche un impianto fotovoltaico. Grazie, subito dopo le notizie. Giancarlo Guidolì, già presidente delle cantine Ponte di Ponte di Piave, il nuovo presidente del consorzio Prosecco DOC. L'elezione è avvenuta giovedì mattina nella sede di Via Calmaggiore a Treviso. Guidolì sarà affiancato da tre vicepresidenti, Alessandro Botter, Gian Giacomo Gadarati Scotti Bonaldi e Mattia Mattiuzzo, mentre nel comitato di presidenza, una sorta di consiglio di amministrazione del ristretto, sono stati eletti Alessio Del Savio, Pier Claudio De Martin, Franco Passador e Giorgio Serena. Al nuovo presidente spettano giorni impegnativi e nuove sfide. Se da un lato il Prosecco continua ad essere un punto di forza per l'industria del vino, come emerge dall'analisi di Ipsos, che dava ad aprile 2024 un più 4,8 di crescita negli USA, dall'altro il generale calo dei consumi di vino impone scelte sempre più orientate verso il valore rispetto alla produzione, come del resto stanno facendo le altre due denominazioni del Prosecco, ovvero Conegliano Valdobbiadene e Asolo. Martedì prossimo audiremo in Commissione Nona del Senato, Commissione Agricoltura, i rappresentanti dei consorzi di pesca di Portoviro, Portotolle, Rosolina e Goro. Lo facciamo insieme ai loro sindaci e lo facciamo per continuare a mantenere quel legame con il territorio che ci consente di fare provvedimenti che vanno nel verso giusto e sentito proprio dal territorio. C'è la nomina nel decreto agricoltura del commissario del Granchio Blu e ci sono altri maggiori stanziamenti proprio per venire incontro a questo grandissimo dramma che ha colpito soprattutto le valli del Po. Continua l'attività della rete soggetto Bachicoltura Setica, nata in Veneto poco più di un mese e mezzo fa. Gli agricoltori veneti hanno deciso di impegnarsi con ancora maggiore convinzione per la rinascita della Gelsi Bachicoltura, anche grazie al CREA con il laboratorio di Padova, attivo dal 2016. Fondamentale anche la creazione del gruppo operativo Serinnovation, che grazie alla visione della Regione Veneto, che ne ha supportato la nascita, ha permesso a molte delle aziende in rete di lavorare fianco a fianco per molti anni consecutivi alla creazione della filiera. Sarà riaperta ufficialmente il prossimo 13 giugno la strada delle Gallerie sul Grappa. A darne annuncio la provincia di Treviso, mettendo la parola fine alla lunga serie di disagi e polemiche da parte dei malgari del costone est del massiccio. Con la riapertura speriamo di riconquistare quei turisti che per 4 lunghi anni non sono più passati per il Pian della Bala e per le malghe come Cason del Sol, Mure Archeson ed Archeset, commentano gli allevatori, che anche quest'anno hanno faticato non poco per far giungere le mandrie agli alpeggi. Una vera e propria grazia, hanno concluso i malgari, che cade, e forse non a caso, il giorno di Sant'Antonio da Padova. Presidente, dove ci siamo spostati adesso? Ci troviamo a Mereto, in uno dei comprensori del nostro consorzio. Abbiamo il canale San Vito, che arriva direttamente l'acqua del Tagliamento, che è stata presa dalla presa di Ospedaletto, quindi diciamo è un nostro canale tipo. E quella, invece quella costruzione? Questa costruzione è la cabina di pompaggio dove si trovano le macchine, e dietro c'è il parco fotovoltaico, una delle parti innovative della produzione di energia del compressorio, che produce energia pulita. Ecco, però noi ci siamo lasciati dove c'era un attrezzo che irrigava, che era agganciato a... Era agganciato a una presa dove viene a una consegna, dove viene consegnata l'acqua all'imprenditore, all'agricoltore, e poi lui decide cosa fare. Ma qui c'è una consegna? Sì, ce l'abbiamo.
Quindi le consegne sono sostanzialmente dei tubi che arrivano sottoterra. Sì, sono dei tubi, degli impianti, sono presenti su tutto il comprensorio perché sono quelli che portano l'acqua per l'irrigazione, quindi ne vediamo uno tipo, ma possiamo trovarlo anche da altre parti. E Stefano Zorzutti è il tecnico qui del consorzio. Come funziona l'acqua che arriva, che abbiamo visto prima irrigare, ad esempio guardando da qua? Sì, allora, tutto parte dalla stazione di pompaggio, dove ci sono delle pompe che mettono in pressione l'intero circuito. C'è una serie di tubi che parte con sezione a cannocchiale, cioè molto grossa all'inizio e poi riduce fino alle code. Ogni particella viene servita da una testina di idrante, così, e qui il consorzio garantisce all'utente più di 5 atmosfere di pressione e 18 litri al secondo di portata. Questa è la testina dell'impianto consorziale. Viene fatta la derivazione e la derivazione è comandata da questa idrovalvola. Funziona da rubinetto, apre questa mandata e chiaramente l'utente apre e chiude in base a un orario, il rigo prefissato. E da quel punto l'acqua da qui arriva lì e apre sulla terra, sull'intera ala piovana. Abbiamo visto la presa d'acqua, adesso cosa andiamo a vedere? Adesso andiamo a vedere dove viene presa l'acqua, quindi dove c'è la captazione dell'acqua per irrigare. Bene, adesso noi nel frattempo ci fermiamo per un servizio. Un territorio, un tipo di vino, una sola denominazione. Partono da questo slogan i prossimi 3 anni di Franco Adami e la guida del Consorzio Superiore Conegliano Valdobbiadene nel DOCG Prosecco. Iniziare a fare chiarezza sul prodotto per evitare confusione con le altre denominazioni. Oggi si possono produrre anche altra denominazione all'interno, è volere di tutti i produttori cercare di chiudere in modo che il messaggio sia chiaro e preciso. Conegliano Valdobbiadene fa Prosecco Superiore stop. Marcare dunque il territorio da affiancare alle altre denominazioni del Prosecco in un dialogo che dovrà essere unico pur nelle differenze. È indispensabile che ci sia un dialogo sereno, anche qui trasparente e proficuo, con gli altri consorzi di denominazione Prosecco, perché ognuno di noi ha un'identità molto forte. E proprio per questo il messaggio del Presidente Adami sul futuro del mondo Prosecco a tutti i protagonisti è molto chiaro. Ci sono diverse interpretazioni sulla gestione di tutto questo potenziale di produzione, ma se noi troviamo la quadra in maniera tale che ci rapportiamo a questo problema, cominciando a dire a che cosa sono disposto a rinunciare per poter raggiungere un obiettivo, che è diverso dal dire non rinuncio io, rinuncia tu e quant'altro, perché lì è molto difficile. A che cosa sono disposto a rinunciare per ottenere questo obiettivo? Un segnale molto forte, non solo fuori ma anche dentro al consorzio, dove Franco Adami, 64 anni, è stato richiamato dopo ben 2 mandati con il ruolo di mediatore. Il consorzio non è una casa là dove c'è qualcuno che fa qualcosa. Il consorzio è la casa dei produttori e noi stessi produttori rappresentiamo altri produttori, ma ci dobbiamo confrontare spesso in maniera trasparente e coerente in rapporto alla nostra denominazione, per poi poter raggruppare tutti i vari pensieri, provare a fare delle proposte di attività che possono essere accolte dalla maggioranza, io direi assoluta, dei produttori. Adami è cosciente che la strada come le rive è tutta in salita, ma conclude il Presidente è l'unica per mantenere e far crescere il mondo Prosecco. Uno sviluppo che non può prescindere dagli altri attori del territorio. Io vedo il nostro futuro con dei compiti e responsabilità precise e un dialogo molto profondo. Se abbiamo a che fare con la produzione, il vino e le sue caratteristiche, si parla col consorzio di tutela. Se dobbiamo organizzare degli eventi, possiamo parlare con l'ASCOM, con la strada, con l'UMPLI. Se dobbiamo raccontare al mondo cosa c'è di tutto questo insieme di territorio, lo deve fare il Comitato UNESCO. È inutile che ci sovrapponiamo a fare cose che non sono della nostra professionalità. Presidente, ci siamo avvicinati a questo canale per raccontare insomma l'acqua che arriva. Questo è il canale San Vito, l'acqua arriva dal tagliamento della nostra presa di Ospedaletto vicino Gemona, quindi vicino alla montagna, una 40 chilometri, poi ci sono tutta una serie di canali artificiali ma anche naturali che permettono di convogliare l'acqua per arrivare nelle zone dove serve. Questi impianti o questi canali un tempo in terra risalgono addirittura agli inizi del Novecento, quindi in alcune zone stiamo utilizzando canali già preesistenti. Ma facendo così un conto a spanne, quanti chilometri di canali gestite voi?
Beh, il numero secondo me è molto elevato, una cifra precisa diventa difficile darla. Consideriamo che tutti i canali dalla zona montana fino alla bassa ricoprono una superficie di 170.000 ettari, quindi sono molti e molti chilometri. Qui abbiamo una struttura nuova, un tempo come si faceva per poi distribuire l'acqua? Beh, un tempo non c'erano gli impianti a pressione, un tempo c'erano le famose canalette, no? Ce n'è presenti ancora sul territorio, ma man mano le stiamo dismettendo, e l'acqua veniva portata sempre da canali un po' più grandi per poi arrivare a canalette più piccole, andava sui territori e lì c'erano delle piccole paratoie che venivano alzate e il campo veniva allagato. Da quanto tempo è che state intervenendo per fare questa rivoluzione nella gestione dell'acqua con una migliore gestione? Allora, è parecchi anni che il lavoro si sta facendo, noi abbiamo impianti che hanno anche quasi 60 anni a pressione in alcune zone. Diciamo però che il lavoro grosso si sta facendo dalla prima siccità del 2003, quindi quando abbiamo avuto difficoltà a portare l'acqua in alcuni territori e quindi le colture sono andate perse. Adesso stiamo lavorando in modo molto consistente, anche perché abbiamo ricevuto, oltre che dalle regioni, anche finanziamenti nazionali, per cui stiamo lavorando in questo. Senta, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi andiamo a vedere come funziona l'idrovore. Benissimo, andiamo a vedere. Dopo la pubblicità. Seconda parte di agricoltura, come vedete alle mie spalle la piana friulana, vi stiamo raccontando come questa regione gestisce l'acqua per l'irrigazione e non solo. E proprio per questo stiamo incontrando l'esperienza del consorzio di bonifica della pianura friulana. Presidente, fotovoltaico cosa c'entra? Il fotovoltaico è una delle nostre produzioni di energia. Noi ci troviamo in una centrale di pompaggio per l'irrigazione e avevamo un pezzo di terreno, un terreno che non veniva utilizzato, e abbiamo pensato di, fra virgolette, utilizzarlo, sfruttarlo in questo modo. Però di fatto quello che producono i pannelli fotovoltaici va ad alimentare le pompe, quindi siete circuito chiuso. Sì, diciamo che questo, la grande parte dell'energia viene prodotta dalle centrali idroelettriche che abbiamo come consorzio, ne abbiamo 6, questa è una piccola parte, però diciamo che il nostro consorzio da questo punto di vista è un buon produttore di energia per i kilowatt. Poi se parliamo di prezzo parliamo di altri tipi di situazioni. Noi ancora attualmente vendiamo l'energia, la vendiamo sul sistema proprio elettrico e poi la dobbiamo riacquistare. Questo è sicuramente un differenziale importante. Ecco, possiamo dire che se non ci fosse questo giro voi sareste praticamente a costo zero per quanto riguarda l'energia? Sì, noi mediamente consumiamo 22-24, poi dipende dalle annate, milioni di kilowatt e ne produciamo altrettanto, per cui saremo autosufficienti. E quando si parla di green o si parla di energia pulita a costo zero, insomma, da questo punto di vista noi ci siamo. Armando Di Nardo è il direttore generale del consorzio di bonifica. Ci racconta un po' questo impianto. È nato su un vecchio impianto che gestiva un comprensorio di 280 ettari a scorrimento. Adesso il comprensorio può irrigare 750 ettari ad aspersione con la stessa quantità di acqua, 650 litri al secondo. Prima con la Presidente abbiamo visto un impianto fotovoltaico, ma avete impianti fotovoltaici ovunque per produrre l'energia? Allora, noi abbiamo altri impianti fotovoltaici, non a terra, ma sui tetti dei vari magazzini e dei vari impianti irrigui consortili. Il grosso della nostra produzione di energia elettrica deriva dalle nostre centrali idroelettriche, 6 sparse un po' ovunque sui nostri canali dove abbiamo questa possibilità, e che ci garantiscono un fabbisogno energetico pressoché pari a quello che noi consumiamo in un anno per tutti gli impianti, sia irrigui che idraulici. Andiamo a vederne uno? Andiamo a vederne uno che è proprio qua vicino. Subito dopo il nostro Adriano Favaretto. Se la settimana scorsa abbiamo parlato delle fioriture stagionali da pieno sole, questa settimana vi proponiamo piante da ombra o mezz'ombra, in particolare l'impanties o il fior di vetro. Fior di vetro perché basta toccarlo e salta come un vero proprio. Qui abbiamo prese rosa, ma ce ne sono di un sacco di colori. Perché vi propongo la pianta di impanties all'ombra o mezz'ombra, ma un mezz'ombra fresco però? Sia da vaso
sia anche da aiola in giardino. Importante appunto che abbia questi requisiti. Ombra o mezz'ombra, ma un'ombra totale oppure la mezz'ombra della sera o del mattino presto. Perché questa il fiore rimarrà sempre tale, sviluppa, ingrandisce. Mentre per quanto riguarda, ad esempio, non so, la gazzania, se voi la mettete all'ombra perché vi piace il colore, vi piace il tipo di fiore, rimarrà il fiore sempre chiuso, perché è bella quando è in pieno sole, mentre all'ombra rimane chiuso, fa un bel verde la foglia, il bocciolo è lì ma non si nota, mentre l'impante fa una nuvola. E come si pianta? Qui abbiamo le solite vaschette che utilizzate, quelle degli anni precedenti, oppure anche in un'aiola per terra, in giardino. Importante che sia all'ombra, sempre una massaggiata alla zolletta interrompendo i filamenti delle radici, si pianta. Questa qua è una vaschetta, ne mettiamo 4 ed è un ottimo effetto perché fino a ebrose, qua gabarì un cuscin dei fiori. Ecco. Io ho scelto il rosa perché quest'anno va di moda il pink. Ce ne sono diversi colori anche qua, oppure potete farle miste. Certamente acqua ogni 2 giorni, 3. Quindi mi raccomando, se volete fare un'aiola o una vaschetta da mettere all'ombra, fate la scelta giusta e come sempre fate un buon lavoro. Direttore, ma che rumore è questo? Questo è il rumore di una coclea in funzione, vedete, quella che vedete qui è una centralina che abbiamo, una delle 7, e siamo a pochi centinaia di metri dall'impianto di pompaggio, per cui noi consumiamo l'acqua per l'irrigazione, questa viene utilizzata l'acqua per l'irrigazione, mentre la stessa acqua serve anche per la produzione di energia elettrica utile a far funzionare l'impianto irriguo. Ma come funziona? Adesso questo ve lo spiegherà il nostro tecnico. E Mauro Milocco è il tecnico del consorzio di bonifica. Intanto, perché questo rumore? Perché siamo all'interno di un impianto che sfrutta, diciamo, l'acqua che proviene dal canale di San Vito, che utilizzando il salto naturale precedentemente realizzato dai nostri nonni, mette in moto meccanicamente una vite senza fine, ovvero la coclea, che collegata a un moltiplicatore e a un generatore trasferisce l'energia idraulica in meccanica in elettrica. È un impianto molto simile di quelli che vengono usati dall'Enel per le grandi produzioni? Molto più piccolino ovviamente, qui parliamo di una produzione attualmente di 20, 30, 40 kW, poi dipende dal contributo dell'acqua che abbiamo a disposizione e ovviamente delle condizioni appunto del canale. Più efficiente la turbina o la coclea? La turbina sicuramente, perché la turbina ha dei sistemi di regolazione più performanti. Diciamo che questo è il giusto compromesso, esatto, per un sistema come, esatto, quello irriguo. Ha un buon rapporto prestazioni-prezzo, perché i salti molto bassi, andare a investire installando una turbina Kaplan non è molto vantaggioso economicamente. Mettendo invece una centralina a coclea si spende molto meno, questo diciamo è un discorso più di mercato. Ecco. Grazie, adesso tocca al nostro Renzo Gatto. Parliamo di china, nome botanico cincona. Ci sono varie specie. È un albero originario del Sud America, presente in particolar modo nel Perù. Dalla corteccia di questo albero si ricavano parecchie sostanze molto importanti. Tra le tante, già dal 1600 circa veniva utilizzato contro la malaria e ancora oggi i derivati di queste sostanze sono utilizzati proprio per la malaria. A noi però interessa soprattutto per la sua attività di amaro, che può dare un effetto di aperitivo, cioè di stimolare l'appetito se utilizzato prima del pasto, diciamo qui 15 minuti, oppure di effetto digestivo se utilizzato dopo pasto. A questo proposito vi do una tisana a uso aperitivo. Allora prendiamo 20 g di china corteccia, 30 g di rabarbaro radice e 30 g di arancio amaro scorza. Attenzione, sia la corteccia che la radice vanno frantumate immediatamente prima di metterle nella tisana.
Allora, di questa miscela prendiamo un cucchiaino da dessert e ci versiamo sopra i classici 150 ml d'acqua bollente. Lasciamo in infusione per 10 minuti, mescolando di tanto in tanto, dopodiché filtriamo. Ecco, questo può essere un ottimo aperitivo da prendere 15 minuti prima del pasto. E adesso la tisana digestiva, che prevede 20 g di corteccia di china, 30 g di radice di rabarbaro e 5 g di radice di genziana lutea. Di questo preparato prendiamo un cucchiaino da dessert e ci versiamo sopra i 150 ml d'acqua. Lasciamo in infusione 10 minuti, poi filtriamo e possiamo bere. Ecco, questo è un ottimo digestivo. Beh, un bel esempio di archeologia industriale qua, direttore. Beh, questa è una delle nostre centrali che è nata appunto sulla ristrutturazione di un vecchio mulino che era insediato proprio qui. Ecco, questo mulino era ormai non più funzionante, per cui abbiamo pensato di creare questa centralina, che è una delle sette che abbiamo e che serve per la produzione di energia elettrica. Questa quando è che l'avete inaugurata? Questa l'abbiamo inaugurata nel 2018. È una fra le più recenti e ci dà buone soddisfazioni. Parliamo di 300.000 kilowatt ora all'anno, non è senz'altro quella più grande, ma comunque ci dà anche questa buone soddisfazioni. Nella vostra rete complessiva, a che punto siete nella ristrutturazione, nel rammodernamento dell'intera rete consortile? E siamo passati in meno di 20 anni ad avere trasformato circa i 2/3 della nostra rete consortile. Abbiamo mediamente il 40% di risparmio d'acqua. Oltre agli impianti irrigui abbiamo anche costruito molte centrali di produzione idroelettrica e siamo orgogliosi di queste per tanti motivi, perché diamo un valore aggiunto all'ambiente, perché con la produzione di energia elettrica possiamo calmierare i canoni per i nostri consorziati, perché sfruttiamo in maniera razionale il territorio senza creare alcuna dispersione delle sue fonti primarie. Senta, ma ci fermiamo qui o andiamo a vedere qualcos'altro? No, direi di andare a vedere un'altra centralina di Pantianico che è proprio qua vicino. Grazie, subito dopo Zampettando. Sono Michela Dugar di Progetto Rice Europeo e Gabriele Sossella di Progetto Rice Europeo. Siamo qui oggi per liberare Noè, un piccolo leprotto. E si chiama Noè perché era dentro un fiume ed è stato salvato da una persona veramente gentile. E le lepri si ha 30 giorni di tempo per liberare le lepri. Quando nascono, la mamma è gravida di un'altra cucciolata, avendo praticamente due uteri, cioè un utero diviso da una membrana. E lui è stato allattato perché era veramente piccolo e svezzato nei tempi giusti e adesso è pronto per essere liberato. Gaia è un aiutante incredibile con questi animali, ed è lei e anche Olmo, e la Gaia aiuta il papà e anche Olmo nello svezzamento di questi piccoli selvatici. Il modo corretto per la liberazione è questo: si aspetta che la lepre decida di uscire da sola e di fare la sua nuova vita. Gaia, chiudi pure. Adesso è stato liberato e si ricreerà un suo territorio. Come funziona adesso un po'? Sì, problemi di cibo non ne avrà, perché dove si butta l'occhio è tutto cibo per la lepre. E avrà riparo, qui come vedete il luogo è corretto per un'eventuale copertura dove potrà nascondersi. E da questo momento praticamente ha la sua vita libero come deve essere un selvatico.
in mezzo proprio alla pianura friulana, che cosa andiamo a vedere? Questa è una delle nostre 7 centrali di produzione di energia idroelettrica. Siamo a Panziadicco, in comune di Mereto di Tomba. È a turbina. Nei mesi estivi, quando l'acqua ci è necessaria per l'irrigazione, ecco, questa viene utilizzata per questo scopo prioritario. Negli altri 9 mesi, quando questo bisogno non c'è, allora la centrale è in funzione. Con questa energia noi possiamo mantenere in funzione gli impianti nostri di bonifica, sia irrigua che idraulica. Che differenza c'è rispetto a quella che abbiamo visto prima? Prima avevamo un salto sfruttato di circa 1,80 m, qui abbiamo 40 metri, perciò quasi più di 20 volte. Perché? Perché qui prendiamo l'acqua non dal canale come vedevamo prima, ma da una condotta forzata che pesca l'acqua dal canale lì da tagliamento nella zona di Silvella. L'acqua viene intubata, parliamo di circa 1,5 m, ovvero 1500 litri al secondo, che entrano nella turbina tipo Francis. Con il salto di 40 metri riusciamo a generare in questo momento circa 420 kW istantanei, che va a tutto beneficio di quello che è il bilancio energetico del consorzio. Mauro, però noi siamo arrivati quasi al termine di questa puntata e non abbiamo ancora dato una risposta alla domanda se ci siamo fatti quando siamo venuti qui, ovvero il Reframe, questa app che voi avete pensato di mettere in atto, come dovrebbe funzionare? Questa app è facilmente raggiungibile con il telefono, lo smartphone, il PC o il tablet, affinché il consorziato che utilizza il bene acqua abbia tutto il supporto per gestirla nella maniera migliore. Facciamo un esempio pratico. Se nel mio comprensorio sono caduti già 40 mm di pioggia, chiaro che l'app mi dirà: guarda che nel tuo comprensorio sono caduti già 40 mm, forse è il caso che tu in questo momento non utilizzi l'acqua e pertanto la risparmierai. Risparmiandola tutti ne beneficiano sostanzialmente. E per la conclusione siamo tornati con la presidente del consorzio di bonifica. Cominciamo con questa app, davvero innovativa, siete i primi d'Italia? No, sicuramente siamo tra i primi perché abbiamo fatto un lavoro per arrivare proprio ad avere questa tecnologia. Abbiamo visto produzione elettrica, quindi anche elettrica diciamo ecosostenibile, ma soprattutto gestione dell'acqua. Tra le due, qual è la mission più importante vostra? Allora, la nostra mission è sempre quella di gestire l'acqua, che sia per le bonifiche idrauliche, che sia per l'irrigazione, è il nostro core business. D'altra parte, parlare di energia pulita è sicuramente uno degli aspetti caratterizzanti ma anche fondamentali del consorzio, anche perché la realizzazione di centraline, di parchi fotovoltaici e quindi di energia pulita è stata negli anni una delle cose più importanti o comunque dove il consorzio ha investito. Stiamo lavorando sempre sulle riconversioni irrigue, quindi mettere impianti nuovi, stiamo lavorando anche sui canali principali, quindi cercando di avere meno perdita di acqua, e stiamo, perché no, lavorando sulla microirrigazione su culture estensive. Cosa vuol dire? Sul mais, su tutte quelle colture dove normalmente l'acqua serve, e magari dandola in un altro modo con nuove tecniche agronomiche forse riusciremo a trovare anche la soluzione per risparmiare acqua lì. Quanto vi sta aiutando essere autonomi? Possiamo dire che la nostra regione da questo punto di vista sta facendo un percorso, mi sento di dire, con noi. La scelta di dare parecchi finanziamenti anche dal patto di coesione, parliamo di circa ai consorzi 160 milioni di euro per la parte ambientale e anche per la parte agricola, è una grossa scelta, e in questo la regione si è espressa in un certo modo. Avere l'autodeterminazione nella gestione delle risorse è importantissimo. Per quello che riguarda il Friuli in questo momento sì. Grazie Presidente, si chiude qui questa puntata di Agricoltura. Ciao a tutti, sono Paolino Casagrande, questo è il mio L45. Secondo proprietario, con qualche modifica fatte da me, la prima cosa che ho fatto, messo sollevatore, sforzo controllato, pompa idraulica, prese di forza e sollevatore con sforzo controllato,
un novello che funziona come Dio comanda. Dopodiché ho deciso di mettere il servosterzo e dopo, per esigenze agricole, ho spostato la presa di forza, l'ho spostata al centro e portata a 540 giri al posto di 420. Come vedete, qua c'è la pompa del servosterzo, vaschetta del servosterzo e dinamo per luci di lavoro. Girando al rovescio abbiamo quattro marce indietro e una in avanti e senza problemi. Inversore motore, comando sollevatore. E adesso finisco con un proverbio: fare desfare è tutto un lavorare. Ciao a tutti.